Ciao a tutti, amiche e amici di Endio Channel, e bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 3. Nello scorso episodio è stata bella questa, è davvero stata bella. Non è stata bella per niente. Il re Gabino di Sardegna e Corsica è morto in battaglia, tra l'altro anche mutilato brutalmente, ci viene detto dal gioco, per colpa di una terribile, terribile, terribile scelta di Mauro Riformatore, che dopo aver, come dire, regalato al regno una sorta di rinascita spirituale e culturale ispirata da Oriente, dall'Impero Bizantino, si è lanciato in un'avventura terribile, la conquista di Maiorca, che è terminata veramente in modo nel peggiore dei modi, sconfitta in guerra e morte del re e dell'erede. A questo punto al trono è andato Saraghinu. Saraghinu, che è figlio di Valentina Fondi di Abbaia e di Gabino di Sardegna. Originariamente era figlio dell'arconte di Tunisia, Tunisia proprio conquistata dal padre. Arriva quindi in Gallura, ad Olbia, però ha soltanto due città, perché tutto il resto della Corsica e della Sardegna sono nelle mani di vassalli, fratelli, cugini, eccetera. Quindi, da un punto di vista economico, tutta la grande fortuna costruita dalla nonna, la regina Valeria, è andata a farsi benedire. E adesso lui, pigro, arrogante e ambizioso, non lo dico io, sono proprio i suoi tratti, vuole conquistare tutto ciò che c'è di ricco e potente all'interno del proprio regno. La culture. I Vlach sono buone persone, i sardi sono superiori. I sardi sono superiori, punto. Perché arrogante. È stato a Roma nello scorso episodio, ha fatto un torneo, ha cercato di barare, è stato cacciato, ma ha conosciuto un pellegrino, un santuomo, che l'ha instradato alla via del mistico. Questo gli ha aumentato un po' la voglia di imparare qualcosa. Questa è una cosa interessante come tratto. È nato anche Valerio, suo figlio, che instraderà a sua volta al denaro, visto che per lui è il bene più grande. Però il figlio, tra l'altro, parte con un tratto di bellezza che gli aumenta la diplomazia. Interessante questa cosa. Ok, andiamo a dare un'occhiata al consiglio, togliamo la pausa. Le relazioni sono ottime con tutti, anche con nostra zia, che non è sposata però. Potrebbe sposarsi con il doge di Venezia. No, grazie. Oh, vabbè, lasciamola così. Chariton dell'Impero Bizantino si vuole sposare con Susanna. E però, il punto è che, ragazzi, e poi vuol dire che Susanna se ne va da Bisanzio, perché questa è figlia del Basileus, e lei è la mia spymaster, e mi dispiace, se declino si arrabbierà molto. Io a Bisanzio mi piace molto l'idea di fare un matrimonio, ma a questo punto con nostra sorella, con Sinispella. Quindi Sinispella potrebbe sposarsi con Cariton, diventare in futuro la Basilissa. Quindi avere la sorella Basilissa a noi ci piace molto. Tanto ci è cresciuto un pizzetto che ci fa. Se abbiamo adesso, ragazzi, scusate, sottocolonnello di 45 anni, non siamo 18 anni, vabbè. Va bene, non so neanche se esiste sottocolonnello, perdonatemi. Andiamo a fare un picnic con nostra moglie, dai. Torniamo un attimo alla cultura, perché non dimentichiamo che siamo ancora forti a difenderci, isolazionisti. Abbiamo una cultura cavalleresca introdotta da Valeria, nostra nonna, e esperti artigiani introdotti dal padre. Noi potremmo a un certo punto riformare e eliminare l'isolazionismo, per esempio, cancellandolo, oppure cambiandolo con qualcos'altro. Si vedrà. Oppure aggiungere qualcosa, anche questo è fattibile. Posso dichiarare 10 guerre addirittura, soprattutto con gli emiri. Dal momento che la guerra è un dispendio di energie e risorse, e questi sono territori non esattamente ricchi, il nostro sovrano
che è intelligente, dobbiamo fare un'altra alleanza, ottimo. Dice: no, col cavolo che vado a fare una guerra in Africa. Le guerre le facciamo interne e le facciamo per riprendere, riportare sotto il nostro controllo le città sarde. E questa è una gran bella cosa. Tra l'altro, qui non abbiamo mai cambiato la legge di successione, ma avere la partition sarebbe molto meglio. Allora, attenzione perché c'è la fratellanza del Santo Sepolcro che ci chiede Rieti in cambio di denaro o Calama. Fammi vedere un attimino Rieti dove si trova. Cioè, Rieti dove si... chi ce l'ha Rieti? Sì, accettiamola. Questa adesso è vostra, ne guadagniamo tantissimo denaro. E con questo denaro io a questo punto vado ad aumentare la cavalleria pesante. Perché mi serviranno le guerre per strappare il territorio. In questo caso stiamo cercando il giudicato di Cagliari. Allora, e la dinastia dei Torquitorium. Maledizione, tocca al piccolo viziatello decidere da che parte andare. Se fosse stato il padre avrei preso belligeranza generazionale. Molto buono, efficient, bla bla bla. Famiglia. Disease resistance, medium boost. Sposo opinion più 10. Meno complicazioni durante il parto. Visto che comunque lui è sposato da poco, ha una buona relazione con la moglie, famiglia ci sta. Gloria. Marriage acceptance più 30, Glory Hound Vassal più 5. Gloria è probabilmente la cosa più... la cosa più... che scatta di più. Corte vivace. Bene... no, sangue nobile. Ragazzi, io vi ho detto sin dall'inizio. Questa è una roba rotta, non la voglio prendere semplicemente per fare power play. Ma con questo sovrano... Sangue blu è assolutamente importante perché lui ha il sangue di Valeria e di Mauro, il riformatore. Quindi Blood probabilmente è la cosa più importante che si può fare. Ok, intanto Sinispella e il principe si possono sposare. E noi che innovazione stiamo studiando adesso? Manual realism, sì, questo è importantissimo. È economico. Ah, intanto ci ridà il controllo della bambina, quindi non abbiamo più un ostaggio dalle loro parti, d'accordo. Non riesco a prendere il claim qua. E revocare Cagliari. Might accept, dice. Però è tirannia. È tirannia questa. Allora andiamo avanti. It is my domain. Can use extort subject decision. Basta contribution più 10. Questo è più importante. Prendiamo qualche soldino in più. Non molti, ma qualcosa. Una cosa che voglio fare, intanto che aspetto, abbiamo questa strana intenzione, cioè questa wise man, no? Questa saggezza mistica. Andiamo a fare un viaggio, andiamo a fare un pellegrinaggio con questi soldi. Un pellegrinaggio nel mondo. Taking deserts, fire multicultural modifier. No, pietà, extra pietà. Andiamo alla ricerca, ragazzi, un pochino di noi stessi. E quindi devo fare un viaggio alla ricerca della saggezza. Parlo in Vaticano? Certo, è la cosa più vicina. Ma visto che noi siamo dei saggi, no? Vogliamo... Perché non andiamo in una città diversa? Perché
Io penso Antiochia, che è la più lontana, neanche Gerusalemme. Gerusalemme è molto più teologica, secondo me. O Alessandria d'Egitto. Quite expensive, ma i soldi ce li abbiamo. Quite far away. Unvisited holy site. Piety, ok. Io direi di andare ad Antiochia, ragazzi. Allora, devo prendere anche delle guardie mercenarie. Perché nel frattempo possiamo visitare, guardate, anche il mausoleo di Halicarnasso. Questo è bello, questo viaggio viene bene. L'obiettivo è la riflessione, l'altruismo o lo zelo? È lo zelo. È l'interesse nello sviluppare la propria coscienza interiore. Però c'è anche l'interesse di conoscere il mondo. Quindi, prima di andare ad Antiochia, ci fermeremo a Focea, dove c'è un punto di interesse per il commercio. Poi ci fermeremo ad Halicarnasso, dove visiteremo una grande meraviglia, il mausoleo. Poi andremo ad Antiochia. Dopo Antiochia, dopo Antiochia si torna a casa. Bisogna vedere se c'è la possibilità di fermarsi altrove. No, direi che facciamo questo viaggio. Attività pellegrino appropriato. Cosa vuol dire? Contemplativo, obbligatorio. Ah, il viaggio. Se portiamo con noi più persone. No, la facciamo semplice, dai. Costerà 255. Inizia il nostro pellegrinaggio, signori. Probabilmente impiegheremo più di un anno a fare questa cosa. Intanto c'è una reggenza. E quindi è Manfredo di Spoleto che diventa per il momento. Svolge il ruolo di re, reggente. E noi iniziamo a spostarci sulla mappa e visitiamo l'Oriente, che il padre aveva tanto apprezzato, quindi anche questa cosa ci sta. Il viaggio ad Antiochia. Chissà se svilupperemo questo tratto Wiseman. Una storia maleducata. Ah, praticamente sente la gente che parla male del re e non sa che stanno parlando di lui. Re di Sardegna. Grazie, this time I found other to travel with. Ah, perché questo è il capitano. Quest'uomo sarebbe il. È il mercenario. Opinion of different cultures, più 10. Different culture opinion, più 10. Minority vassal, più 10. Sì, va bene. Questa cosa praticamente ci fa pensare, ci fa riflettere su. Cosa? Ok, prima di tutto. Wretch Pope. C'è un povero schifoso che viene da noi a chiederci qualcosa. Nel nome di Dio, prenditi queste monete. Siamo arroganti, guadagniamo stesso, ma guadagniamo anche fede. Va, get a real job on your keep. You dare touch my clothes, peasant. Possiamo ucciderlo per guadagnare Dread. Allora, è vero che siamo arroganti, ma siamo anche pigri e non siamo degli assassini. Quindi semplicemente lo insultiamo e perdiamo fede. Questo ci sta, eh? No, no, my lord, pietà! Mia sorella è malata, ha bisogno di medicine. Ho detto di no, vattene. Punto. Allora, adesso il duca di Lituania si sposerà con Preziosa, nostra zia. Porca miseria, che forza il duca di Lituania. Vabbè, accettiamo. È bella grande la Lituania. Per la miseria hanno messo su un bel regno questi barbari incivili. Togliamo la pausa. Ma non sono cristiani, vero? Sono apostolici. È una confessione loro. Ah, però. Wow! Cioè, praticamente.
Le vecchie fedi slaviche si sono convertite al cristianesimo, diventando apostolici. Unfamiliar Pilgrims. Allora, incontriamo altri ortodossi che però vengono da un'altra cultura. Sono etiopi, sono copti, ok? Ma noi siamo molto simili, unisciti a me. Allora, durante questo viaggio incontriamo questa Desse che diventa nostra compagna di viaggio, che è interessante. E intanto il piccolo Valerio Bossi. Fa un bulletto, eh. Una questione di sicurezza. Possiamo portare anche David alla nostra corte, un greco ortodosso, un buon combattente. Assolutamente. Assolutamente. Sì, la fine è vicina. Incontriamo una persona che dice: pentiti perché la fine è vicina. Gli diciamo: no, portatelo via perché questo uomo non è un vero prete. Anche se in realtà da mistico forse l'avrei dovuto ascoltare. Niente, dobbiamo rallentare un po' perché ci siamo ammalati. Intanto stiamo attraversando la Seleucia, la Cilicia, e pian piano arriveremo ad Antiochia. Intanto nasce la figlia, biondissima come la madre. After my mother, Ioanna, la nostra madre. Un nome sardo, Marcusa, Sawina, Olimpia, Eva, Catellina. Eva, dai, teniamo Eva. La principessa Eva. Cui diremo di studiare i libri. Intanto siamo arrivati ad Antiochia, ragazzi, siamo arrivati dove volevamo giungere. Abbiamo il tratto pellegrino. E adesso che siamo ad Antiochia, che cosa facciamo? Miglioriamo lo zelo. Allora. Incontriamo Jamil, che ci propone un investimento. Cosa? E noi sì che siamo qui per viaggiare, però qui possiamo portare a casa Exotic Wares. Sì, dai, compriamo questi beni esotici d'Antiochia. Sfruttiamo da un lato il pellegrinaggio, dall'altro la possibilità di investire. Adesso c'è un altro evento. È stato un onore. Allora, è il momento di ritornare a casa guadagnando 687 punti di fede, di esperienza come pellegrino, poiché your faith as the ecclesiarchy tenet, poiché la nostra fede ha il tratto ecclesiastico, guadagniamo sede di un vescovo per 10 anni. Wow! Finiamo il pellegrinaggio e si torna a casa. Non male. Prendiamo la pausa. Magari ci sarà qualche altro evento nel viaggio di ritorno, però con la fede noi la convertiamo subito in denaro. Intanto vediamo chi potrebbe svolgere diversi ruoli. Callistus vuole qualcosa e Pedro. Sono tutte persone che potrebbero fare lo steward, ma lo steward, scusate, il maresciallo, ma il maresciallo io già ce l'ho. Intanto Preziosa si sposa con il lituano, va bene. Potrei chiedere Ducato di Palestina. Veramente. Veramente. Non credo che sia il momento. Parte che in mano anche Bizantina. Nel momento, ragazzi. Intanto siamo arrivati a Napoli. E presto in Gallura, e presto il ritorno, e finisce la reggenza. Exotic Wares. It would be wise to save this.
Oppure The Coin Speaks to Me, le perdiamo e guadagniamo del denaro. No, in realtà le tengo queste, può essere sempre utile. Allora, potremmo sponsorizzare uno scettro, ma abbiamo già uno scettro meraviglioso, bizantino, quindi iniziamo a chiamare la corte. Cosa succede? Open currency. Porto d'armi. Preferisco bandirle. Ok, dancing sounds delightful. Pregheremo affinché questo male se ne vada. Un eroe della frontiera, you should be rewarded. Allora, abbiamo Pizzente. Wow! Pizzente, signori, è uno stratega brillante, un leader flessibile, un difensore inflessibile, un gigante, ha 29 in marziale, ha 26 anni. Lui diventa subito il mio campione. Eh sì, Spoleto no. Ah, potrei dare Spoleto al posto di Antoni. Però Antoni. Ah, no, ne ha tanti. Questo si arrabbia, non va bene. You should be rewarded with a place in our household. Diciamo così, ragazzi. Per la miseria. Che bestia. Ah, posso usare. Ah, ho capito. Posso usare Pizzente per addestrarmi in combattimento adesso. Lui. Yield. Oh, ci siamo feriti. Ci siamo feriti, però abbiamo guadagnato dei punti anche in combattimento grazie a questo sparring partner, no? Esatto. Allora, andiamo immediatamente ai cortigiani. Good training. Ah, addirittura più punti nell'esperienza. Allora, andiamo a prendere la guardia del corpo. Pizzente sarà lui. E qui la possibilità di assumere anche un siniscalco. È importante più o meno. Va bene, per adesso lasciamo così. Abbiamo una guardia del corpo e questo ci fa felici. E tra pochi giorni posso vedere se riesco a richiedere Cagliari. Sì, done. Allora, nonostante. Allora, siamo riusciti con il sotterfugio a guadagnare adesso il claim su nostro zio, il nostro è anche vassallo, che è uno zelota. Sardo. Io potrei fare adesso un revocatitoli. Allora, you have the claim, allowing to revoke without being viewed as a tyrant. Io posso provare adesso a buttarlo fuori e prendere Cagliari. Ha il 70% di probabilità di accettare, ma ovviamente mi detesterà, però lui già mi detesta, Pedro. E quindi io revoco il titolo. Vediamo come va. Rally the troops, signori e signore. È a ribellione. È ribellione. Noi però abbiamo Pizzente de Anten, il nostro mega generale Ciaddone, nonché guardia del corpo, che guida 2400 uomini e 200 cavalieri pesanti. Io adesso voglio proprio vedere se sta battaglia la perdo. No, perché sono troppo pochi.
Adesso si intercetta, arrivano anche gli alleati. Abbassiamo la velocità. La battaglia di Tortoli qua ci vede ultra vittoriosi. Ultra vittoriosi. E guardate quanto denaro perdiamo non avendo accesso, no, ai nostri vecchi domini e al contrario avendo un esercito molto importante da mantenere. Questo ovviamente. Soprannome lo stallone. Scusa? Allora. Pare che il popolo chiami Re Saraghino lo stallone di Sardegna. Non so perché. Non so perché. Perché abbiamo. Ah, Leisimen 1, va bene. Comunque va bene. Abbiamo 8 mesi di tempo. Wow. Qui ci sono un po' di rischi. Noi non abbiamo alleati al momento. Però potremmo chiamare molto semplicemente, ragazzi, il Basileus. Lo facciamo senza perdere tempo. Perché chiamando il Basileus, noi siamo pigri, non dimenticatevelo, e siamo arroganti, quindi vogliamo tutto e subito. Chiamando il Basileus che ha sposato il principe a nostra zia, vuole sistemare le cose e noi poi ci prendiamo Cagliari e Iglesias. Intanto nasce Giustino. Secondo genito, anche lui bello e sano. Tanto questi ci stanno assediando la capitale, ma passerà un po' di tempo prima che la perdiamo, mentre noi qua in 3 mesi prendiamo Cagliari, che è il nostro obiettivo. Abbiamo vinto l'assedio, ok, si può salire a combattere. Chissà se adesso Bisanzio viene ad aiutarci. Ah, c'è morto l'antiquario, dannazione. Ok, battaglia campale. C'è il problema che qua siamo le montagne. Però abbiamo un generale che è veramente tostissimo. Abbiamo un esercito che è veramente tostissimo. La vinciamo. Guardate qua. Loro hanno le picche. Size 1, ma hanno le picche che si fa da counter. Comunque questa battaglia l'abbiamo stravinta. E quindi adesso andiamo ad Iglesias ad assediare. Questi torneranno, sì, però. Allora, un suggerimento. Possiamo fare degli investimenti. Uno scultore, cosa fa? Più pietà. Più tasse in gallura, non male. Oppure un muratore, più tasse 10 e sconto le costruzioni. No, facciamo il muratore. Ok, 6 mesi contro 20. Va bene, praticamente adesso prendiamo il resto e riusciamo a strappare Cagliari. Perché le miniere ci servono. Ci servono tantissimo. Wow. Cosa ti manca? L'antiquario ti manca. Allora, tocchiamo un tratto War Profiteer, quando siamo in guerra almeno guadagniamo il 10% in più. Abbiamo preso Iglesias, proviamo ad andare a prendere a questo punto Ardara. Poi abbiamo l'89%, ba battaglia campale anche vinta, ok, si può chiudere. E intanto nasce un'altra figlia, Albina, bella, sana e sveglia, wow. E noi. Enforce demand. Chiudiamo la guerra così.
Imprigioniamo Pedro che si è ribellato. Sbandore. E adesso. Ah, cioè, era anche la fazione contro di noi, tra l'altro, Pedro. Adesso andiamo in prigione. E andiamo da lui e gli diciamo: io adesso ti devo revocare il titolo di Cagliari. Perfetto. Io adesso questo lo bandisco. Execute. Allora, se lo uccido, spendo fede, guadagno purtroppo il tratto Kingslayer, assassino dei familiari. Però nostro zio si è ribellato a noi e quindi noi tecnicamente possiamo farlo, ma molte persone ci odierebbero. Non siamo cinici, non siamo crudeli, quindi non lo facciamo. Ma rinunciamo a praticamente lo rilasciamo. La promessa che rinunci ai claim e venga bandito. E quindi Pedro di Sardegna dovrà lasciare il regno e immagino che Gallura, Cagliari, Tortolì e l'Arconato a questo punto andranno a qualcun altro. Addio, in particolare a me. E quindi adesso abbiamo Olbia, Sassari, Ardara, Galtelli, Iglesias e Cagliari e abbiamo 9 holdings su scusate, 9 holdings su 5 che possiamo tenere. Chiediamo a nostra moglie di darci una mano così possiamo tenerne 6 e direi che teniamo quelle in Sardegna. A questo punto assegneremo la Tunisia. Io assegnerei già il figlio, pensate un po' voi, però prima bisogna farlo sposare. Allora andiamo a vedere. Visto che siamo ambiziosi e abbiamo sbloccato la linea del sangue, adesso cerchiamo che nostro figlio si sposi con qualcuno con dei tratti ereditabili, ma anche con una potenziale alleanza. Eh no, non con la principessa, non con sua zia, scusami. Andiamo di trovare qualcuna che abbia, che so, dei 4-10 anni per il fidanzamento. Ok, c'è da fare age. E speriamo che ci siano delle famiglie importanti. Adesso provo a vedere velocemente se riconosco Corsica. Angioletto Torchitoro Bonifacio. Ma questa, scusate, della famiglia Torchitoro Bonifacio Corsa, questa è tutto in famiglia, insomma. Però c'è il tratto amazzone. Questa cosa mi piace tantissimo. È un membro della dinastia, ma è un ramo cadetto. Sempre posto. They're related, there is a risk of inbred. No, 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 no. No, 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 no. Cioè, sono troppo vicini per fare sta cosa. Cioè, potrebbero nascere dei figli. Cioè, tutti i corsi che hanno questo tratto. Allora, qua ci sono i Vistulania con il tratto intelligente che non mi dispiace, però andare a prendere dei russi, onestamente, non mi pare il caso. E assegnare a Pizente dei territori. Non è una cattiva idea. Nostra guardia del corpo e cavaliere. Io gli assegno. Rimango Arconte, ma gli assegno Tunisia e Cartagiana. Quindi adesso diventa nostro vassallo. Lo faccio sposare a questo punto con nostra zia. Matrilineare. Non accetta matrilineare. Non è più nel guardia del corpo. Una bella cazzata. Però
Però mio vassallo lo posso trasformare a questo punto. Guardia del corpo no, ma... cazzo. Scusate. Tantalu che cosa potrebbe anche fare? Potrebbe fare qualcos'altro. Arzocco, lo Spy Master, a lui assegniamo Banzart. Come banalmente... Cerco qualcuno con dei buoni tratti e non sposato. Tra l'altro questo è indù. Prima ti chiedo la conversione. E poi ti do Satpura. Perfetto. E Ratnapala diventa mio vassallo. Perfetto. Quindi adesso ho soltanto 6 province e sono tutte in Sardegna. E adesso... Iglesias disabled perché ne avevo troppe, ma pian pianino adesso le andiamo a sistemare. Soprattutto Cagliari qua. Ok. Steward. Perfetto. Adesso siamo a 6-3, perché finalmente vedete che Iglesias inizia a funzionare anche se le tasse sono basse perché abbiamo poco controllo. Quando riusciremo, ragazzi, ad alzare il controllo, questo episodio è stato lunghissimo, però ci sta. Quando riusciremo ad alzare il controllo di Iglesias, torneremo a avere del denaro da poter investire. Io ora però devo veramente ringraziarvi, augurarvi una buona giornata o serata e darvi appuntamento alla prossima. Un saluto.